E schiera tutti da Moxie e bentornati su HMC Magic Masters. Parliamo sempre di carte, vogliamo sempre vedere le carte e sapere quali carte. Ma dato che ormai siamo tutti ottimi giocatori e giocatrici di Magic, sempre proiettati verso il futuro, siamo sicuri di sfruttare e conoscere tutte le piattaforme telematiche che questo settore ci offre? Piccola premessa prima di iniziare, ho raggruppato i siti in base ad uso e categoria, quindi quelli che andrò ad elencare non sono assolutamente né gli unici né i migliori, ma semplicemente quelli che noi personalmente utilizziamo e che sempre secondo noi rappresentano al meglio la categoria per cui sono stati scelti. Card Market e Card Trader. Vogliamo giocare alle figurine? Dobbiamo comprare le figurine. Questi due siti sono, per quanto riguarda il campo economico, sicuramente i due maggiori pilastri, perlomeno a livello europeo. Non starò qui a descriverveli nel dettaglio perché ho già realizzato in passato un video confronto, quindi se non l'avete visto andate a recuperarlo. Vi posso soltanto dire che sono i siti più completi e straordinari che potrete incontrare, infatti al loro interno troverete sicuramente quello che vi serve, che sia la carta singola oppure il prodotto confezionato o perché no quell'accessorio che state tanto ammirando. In più queste due piattaforme vi vengono incontro anche se non dovete comprare delle carte online. Dovete infatti vendere o comprare una carta, ma chi avete davanti non vi ispira fiducia, non siete sicuri del prezzo? Bene, prendete il vostro telefono e andate subito a fare una ricerca. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Mythic Spoiler. Non so voi, ma quando so che deve uscire una nuova espansione sono sempre in hype. Ormai tra Instagram, Facebook, YouTube e vari leak, le spoiler season sono sempre più anticipate rispetto alla data effettiva di uscita dell'espansione. Vorrete mica farvi trovare impreparati? Per non rischiare di perdersi qualche reveal, è molto comodo affidarsi a siti come Mythic Spoiler o simili. Infatti il loro staff ha il preciso compito di indagare, scovare e pubblicare al mondo il prima possibile tutti i vari spoiler. Particolarmente comodo ed efficace, no? Scryfall. Ok, sto cercando una carta. L'ho vista giocare da mio cugino, ma non mi ricordo come si chiama. Mi ricordo soltanto il colore, ma come caspita la ritrovo? Mi affido a Scryfall. Stiamo banalmente parlando del più grande archivio sul web disponibile per le carte di Magic. Non solo possiamo ricercarle tramite nome in qualsiasi lingua, ma possiamo anche effettuare una ricerca per abilità, colore, costo di mana, artista che ha disegnato l'art o flavor text. E non è tutto qui, perché il sito ci permette anche di visionare tutte le edizioni disponibili di una carta, prelevare le art, possiamo creare dei file stampa per le proxy, oppure prelevare PNG in alta risoluzione, cosa molto utile se come noi create contenuti per il web. Art of MTG. Vi siete innamorati di un'art di una carta a tal punto da volerla come sfondo del desktop o del vostro telefono? Art of MTG è il sito che fa per voi. Qui troverete un sacco di art in altissima risoluzione del nostro gioco preferito, utilizzabili in svariate occasioni. È vero che possiamo tranquillamente prelevare le immagini da Scryfall, però purtroppo saranno croppate a bassissima risoluzione. Stessa cosa vale per una banalissima ricerca su Google, magari l'immagine la troveremo ma non le renderà giustizia. Unica pecca per questo sito è che purtroppo non racchiude tutte le immagini esistenti, però c'è anche da dire che in Magic esistono decine di migliaia di art, sarebbe un sogno poterle racchiudere tutte, no? Piccolo consiglio, se come noi siete innamorati di una specifica art, non scaricatela semplicemente da internet. Acquistatela dallo store ufficiale del suo artista, in modo tale da supportare economicamente l'autore, dandogli così il nostro sostegno e anche ottenere una bella stampa di una qualità ineccepibile. Tapped Out. Tapped Out è una piattaforma che svolge una quantità infinita di compiti utili per quel che riguarda Magic the Gathering, banalmente dal deck building alla ricerca delle carte, ma noi oggi lo tratteremo per quel che riguarda il suo simulatore di draft. Ebbene sì, volete allenarvi per il draft della prossima settimana con i vostri amici? Allora siete nel posto giusto. In realtà esistono molti altri siti che permettono questa funzionalità, ma Tapped Out ha una particolarità in più. Infatti in fase di preparazione permette di selezionare qualsiasi espansione di Magic esistente, cosa che invece in molti altri siti è spesso limitata alle ultime espansioni disponibili. E inoltre possiamo anche allenarci draftando contro persone reali. Quindi che cosa state aspettando? Su, avanti! Tutti a draftare Alpha, Antiquities e Arabian Nights, su!
Cardmaker e Cardsmith. Quanti di voi hanno sempre sognato di avere la propria carta personalizzata? Queste due piattaforme rendono il compito particolarmente facile. Siamo davanti a due siti che permettono di creare da zero le nostre carte personalizzate. Possiamo inventarne una da zero partendo semplicemente da nome, colore, costo di mana, immagine personalizzata, oppure, perché no, possiamo ricreare una carta già esistente sostituendo la sua arte originale con una nostra foto. Insomma, se vi piace divertirvi con i vostri amici dovete visitare questi due indirizzi. E poi non si sa mai, magari la Wizard noterà il vostro estro creativo e verrete assunti come prossimi game designer. Il sito ufficiale di Magic the Gathering. Impossibile non dare spazio in un elenco del genere al sito principale per quel che riguarda Magic the Gathering. Ci permette di fare un po' di tutto. Abbiamo a disposizione un database di carte, un localizzatore di negozi di Magic, possiamo vedere le banlist ufficiali di ogni formato o avere informazioni su novità e prodotti. Ma il punto che mi interessa citare e farvi notare è che essendo il sito ufficiale di Magic the Gathering avrete sempre a disposizione tutte le notizie e le novità, magari nuovi tornei, i nuovi prodotti che devono uscire in tempo reale e le notizie saranno sicure al 100%. Sappiamo tutti molto bene che sul web spesso i leak, le idee, le novità, le uscite non sono proprio veritiere. Invece affidandoci alla piattaforma ufficiale della Wizard avremo sempre spazio, sicurezza e credibilità. Spelltable. E dal sito ufficiale di Magic the Gathering sarete in grado di raggiungere la piattaforma Spelltable. Grazie ad essa la Wizard ci permette di giocare a Magic cartaceo con persone di ogni angolo del mondo, utilizzando semplicemente una webcam che inquadra il campo di battaglia o un telefono usato come tale. Ma tutto ciò si ferma qui? Assolutamente no, perché non ci sarebbe niente di speciale con una cosa che si può fare tranquillamente con qualsiasi servizio di video chat. Spelltable è infatti dotato di un algoritmo che riconosce automaticamente tutte le carte e ci dà la possibilità di ingrandirle e visualizzarle una ad una, esattamente come su Arena, dando modo anche a chi non ha una webcam magari di ottima qualità o uno schermo di ottima qualità di visualizzare bene ogni carta che viene giocata. La piattaforma è stata inizialmente ideata per giocare a Commander, ma nulla vi vieta di utilizzarla anche per qualsiasi altro formato. Deckstats.net. Come detto a inizio video, esistono molti siti rientranti nella categoria del deck building, ma io voglio citarvi Deckstats per un bel po' di motivi. Innanzitutto noi lo usiamo da anni e vi possiamo assicurare che viene migliorato, modificato e aggiornato continuamente. È vero che la sua interfaccia è poco user friendly e un po' retro, ma non spaventatevi, superato lo scoglio iniziale non vi fermerà più nessuno. Possiamo creare i nostri mazzi, visionare i mazzi degli altri, mettere like ai mazzi dei nostri amici e sì, avere anche una lista amici, e per i giocatori un pochino più esperti abbiamo a disposizione anche tutta una serie di statistiche che molti altri siti non danno. Essenziale poi una funzionalità che hanno inserito da qualche anno a questa parte, ovvero possiamo pescare mani iniziali. Peschiamo carte, possiamo aggiungere carte alla nostra mano, contrassegnare carte, prendere dei mulligan, insomma uno strumento che ci permette non solo il deck building ma anche una funzionalità di beta testing prima di montare il mazzo, molto intelligente. Ed eccoci arrivati alla fine della nostra lista con una piattaforma bonus, probabilmente la più importante, HMC Magic Masters. HMC Magic Masters è un canale YouTube avente come tema principale Magic the Gathering. I suoi gestori sono Meg e Moxie, due giocatori con molti anni di esperienza alle spalle che sapranno intrattenervi con diversi contenuti a tema. Vi consiglio di iscrivervi al loro canale YouTube e di supportarli con un bel like se vi piacciono i loro video, ma li troverete anche su Instagram, Facebook e sul canale Viola. E se vorrete aiutarli ancora di più a portare avanti il loro progetto, potrete anche supportarli con una piccola donazione che vi darà anche accesso a dei contenuti extra chiamati archivio mistico. Un bacio dalla vostra Moxie, alla prossima! Ormai tra Instagram, Facebook, YouTube, tra i vari spoiler e leak, le scissor...